benvenuti da Tina e Pippo Giù. E siamo qui, tornati finalmente con un video try on all. Ovvero, vi facciamo vedere i vestiti che abbiamo preso. E lì, ovviamente, con anche dei saldi. E c'erano anche dei saldi molto buoni, ad esempio da Piazza Italia, dove siamo andati noi. E anche da Pittarello. Diciamo che però i saldi più consistenti da erano... Pittarello! No, da Piazza Italia, dove c'era anche fino al 50% di sconto. Molto bello. Io Pippo abbiamo preso delle cose e questo video appunto si chiama Try On All, perché ve le faremo anche vedere in indossare. Alla fine del video ci sarà una piccola sfilatina, una cosa, una piccola sfilata dove vi facciamo vedere le cosine indossate. Allora, iniziamo subito. Prima di tutto vi volevo dire che se vi piacciono questi video try on all, o comunque dove vi faccio vedere che cosa prendiamo di vestire, scarpe, eccetera, dici solo qua sotto nei commenti, mettete tanti pollici in su, così ne facciamo altri, ne faremo altri. Ok, Pippo, vieni qua. Ah! Iniziamo. Devo precisare una cosa, ovvero che io ho preso poche cosine, mentre Pippo ne ha prese di più. Principalmente lui ha comprato da Piazza Italia e io da Pittarello. Non è che tutti abbiamo trovato tante cose, comunque Pippo ha trovato più cose. Allora, vuoi iniziare con le tue cosine, Pippo? Yes, eh? Yes. Allora, vai, falle vedere tu. Vi diciamo anche i prezzi, naturalmente, così sapete. Comunque, questa... e queste cose sono tutte di Piazza Italia, quelle di Pippo. Allora, questa felpa è del Bayer, il particolare del Bayer di Monaco. Bravo, l'ho preso anche per quello, appunto rossa e con la righetta bianca qui. Sì, perché c'è bianco-nera, neo-azzurro e poi così. E poi dopo c'è azzurrino, nero. Però lui gli è piaciuta più, sì, gli è piaciuta più. Perché diversa. Gli altri tipi ce l'avevo già tutti. Bravissima, la felpa aperta, infatti ha anche la zip, aspetta, eccola qui. Allora, dico il pezzo, il pezzo è di, aspetta, hai qua, 9,95 praticamente 10 euro. Pippo ha preso taglia 8-9 anni, perché se avete visto, Pippo veste più grande rispetto alla sua età, lui ha 6 anni, però veste più grande. Anche perché gli andrà di più, visto che adesso non la metterà molto, perché comunque essendo maniche lunghe e andando verso la bella stagione, forse per questo tempo, non so. Però in questi giorni sta uscendo anche... Dai giorni passati facevo un po'. Sì, nei giorni pioveva. Infatti. E comunque così per il prossimo settembre, comunque per il prossimo inverno ce l'avrà. Poi Pippo, vai. Anzi, mettiamo in mezzo. E la busta di Pittarello, però ci sono tutte e due le nostre cosine che in Piazza Italia. Vai. Vai, Pippo. Sì, hai preso solo maglie, vero Pippo? Pare sì. Sì, c'è sì. Quella. Se ne è scelta, è andato lui lì, ha detto wow. Vai. Siediti, Pippo. Ah, Joven. Bella, questa mi è piaciuta molto anche a me. È di Iron Man con le maniche gialle. E costa 7,95 euro. Bravissimo, 7,95, taglia 7-8 anni questa qui. È molto carina. Perché ti piace, Se anche a voi. Perché ho le maglie, le vesto più piccole delle felpe. Sì, sì. Poi magari la manica corta uno la sfrutta di più. Ok, poi, vai. Bravo. Questa qui è altra maglietta manica corta con un emoji, infatti l'ho detta a Pippo, prendila Pippo, prendila, perché purtroppo da Piazza Italia non ho trovato niente per me, perché oggi, cioè, da bambina ci sono delle cose bellissime, infatti trovavo delle cose da bambina fino a 10 anni amorevoli che le volevo prendere, solo che non mi vanno, e invece poi da adulta tutto bianco, tutto nero, tutto blu, cioè, non mi piace molto. Ok, vediamo un po', enjoy the summer, proprio in preparazione per l'estate, vero Pippo? E questa è costata... 5,95. Ah, pensavo di balla 95. No, 5,95. Taglia 7-8 anni anche questa qua. Ok. Poi hai un'altra cosina. Sì, Pippo. L'ultima cosina di Pippo cos'è? Cosa sono? Le calzini Batman. Bravo! C'era proprio un reparto tutto calze di bambini. E lui si è scelto quello di Batman. Tre paia. 5,95, ok. Questo qui è 30-34 di taglia. Sono un po' grigie. Poi un po' così, bianche con le scritte, e poi gialle. Aspetta, Tina. Ok, adesso iniziamo. Come fai, Pippo? No, non tagliare. Non tagliare. Ragazzi, vuole tagliare le queste cose. No, Pippo, se no non la possiamo riusare, la busta. Queste cose sono bellissime da usare. Ok, vediamo un po' cosa ho preso io. Allora, ho preso tutte e due maglie. Cioè, nessun pantalone, Pippo mi ha preso. Vabbè, magari la faccia di Pippo.
Ok, ho preso questa maglia qui, scusate, è tutta stropicciata perché era arrotolata nella busta, comunque, che è un, come si può dire, un rosa pesca, sì, proprio estivo, comunque primaverile, infatti ha la manica a tre quarti. Dai, tira, ma le pugne in che stagione ci sono? Le pugne? Tra poco ci saranno. Cosa c'è? Cioè, in viaggio! Ok, è appunto lunga così. Questa è una taglia unica, perché pittarello così taglia tutte uniche. E costa 9 euro. 9 euro, bravissimo. Questa qua, quindi mi è piaciuta moltissimo, lunga così, poi tanto dopo la vedete indossata, che è meglio, perché è tutta stropicciata così. E poi, altra cosina, questa qua che, amore a prima vista, mi è piaciuta tantissimo. È praticamente una maglietta, vedete così. Sì, l'hanno fatti vedere che... No, praticamente questa qua è primaverile al massimo, perché è bianca e poi ha i fiori di pesca. No, no, Pippo, falla vedere. Ha i fiori di pesca qui e poi ha la particolarità che si può mettere sia così... con le, come si dice, le frange, il frufru, no, con le balze, ecco, frufru, ok, con le balze, così, vedete, è un po' particolare rispetto alle altre, quindi mi è piaciuta molto, anche questa qui, taglia unica, è 13 euro, questa qui, ok, ragazzi, adesso vi lasciamo alla moda, alla sfilata, anzi, prima però salutiamo Pippo, prima salutiamo e poi vi lasciamo alla sfilata. Quindi oggi... Volevo salutare anche lì voi. Bravissimo Pippo. In particolare, Giada Vicari, Filippo con l'account Marco Cusumano. Non vorrei che ti chiami Filippo. Poi Alice con l'account Andrea Zeni. Poi Gloria Piturru che ci ha scritto una dedica. Una dedica. Andiamo, Gloria. Ci ha scritto, grazie per avermi salutato. E un'altra dedica, sì, infatti, perché nell'altro video che abbiamo fatto, che è stato... Boh, non ce lo ricordiamo. Quello dei calciatori della rivista Bomber, magari vi mettiamo il link qua, abbiamo letto una sua dedica, adesso ce l'ha fatto un altro, vero? Per sempre Tina e Pippo, i migliori, nessuno li può superare, un niente di niente li supererà, vi amo, un bacio per Tina e Pippo, bacioni, Gloria, mi potete salutare in un prossimo video? Certo! Mua, grazie mille Gloria per la tua dedica, bellissima, bacioni. Grazie. Poi, The Gamer, che vuole un saluto da Pippo. Ciao The Gamer! Poi Conforta Bofolci, Giada Love Kawaii, Dark Angel, Fede Gamer 71, Melissa Piludu, Franco Villano, Rita Carol con l'account Monica Moschetti, poi Amedeo Simeo 07 che ci ha scritto una dedica, anche lui. Vediamo un po' Amedeo cosa ci ha scritto. Vado solo se è l'ultima. Allora, sì, l'ultima dedica oggi. Sì, oggi. Ha scritto, mi salutate, ho una dedica. Siete i migliori, Pippo è un birichino amante del calcio, è molto agitato, davvero. Tina è tranquilla e mi fa sempre ridere, siete bravissimi, grazie. Ma grazie a te, Amedeo. Contaio. No, no, giusto, Pippo, tutto birichino. Ma però nel senso il contaio tra... Ah, sì, siamo l'opposto, certo. Quindi grazie. Poi, Anastasia con l'account Gianina Sandu, ProGamer2800, penso che ha un canale, quindi seguitelo. Benedetta, Melissa Impo, Yassine Adam Moutali, Sandra con l'account Flora Sacco, Noemi Alletto, che vuole un saluto da Pippo, quindi saluta Noemi. Ciao, no. No, di Noemi. No, e m. Sì, lo spelling. E anche Francesco Ponticello, vuole un saluto da te. Ciao, Vance. Poi Veronica Meini e infine Maria Grazia Spinella. Quindi ragazzi, noi vi diamo un bacio enorme, un bacio fortissimo. Spero che questo video tra noi vi sia piaciuto. Tra un po' inizierà la parte dove vedete i vestiti indossati. E quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete un bel pollice in su. Se non iscrivete al nostro canale così potete attivare questi piccoli piacciono. E stai. Bombas. Bravissimi, portateci bellissimi commenti come fate sempre, vi ringraziamo tantissimo. Mi raccomando, ricordatevi di cliccare sulla campanella per non perdervi i nostri video. E quindi saluti da Tina e... Ciao! Ciao! Vi lasciamo alla piccola sfilata!